Prepariamo i rococò, dei dolcetti natalizi tipici napoletani che mi hanno insegnato le mie follower. Prendiamo le nocciole o le mandorle, le mettiamo in un canovaccio e diamo qualche pestata col batticarne. In una ciotola mettiamo una farina, io uso la zero, lo zucchero, e poi usiamo un po' di pisto, che è una miscela di spezie. Cannella, chiodi di garofano, coriandolo, anice stellato e noce moscata. E mescoliamo. Fa già profumo. Ogni famiglia ha la sua ricetta. Molte follower me l'hanno mandata, io ho fatto un po' un misto, quindi aggiungo anche un po' di buccia grattugiata di limone e di arancia. In realtà si chiama scorza, ma a volte quando parlo per le ricette mi confondo. Un pochino di aroma di vaniglia, pochissima ammoniaca per dolci. E il cacao a piacere a seconda di quanto li volete scuri. Mescoliamo le polveri. Ho aggiunto ancora un po' di cacao per farli un pochino più scuri. Pizzico di sale come in quasi tutti i dolci. E iniziamo ad aggiungere acqua calda fino alla consistenza desiderata, impastando. Quando l'impasto inizia a essere abbastanza liscio e omogeneo, uniamo anche le nocciole. Impastiamo. Ecco il nostro panetto. Prendiamo un po' di impasto, lo arrotoliamo un pochino. E prepariamo delle ciambelline così. Li mettiamo in una leccarda con la carta forno. Potete anche fare così. Ecco, in una ciotolina sbattiamo un uovo e spennelliamo la superficie. E via a 180 gradi, forno statico per 20 minuti. Eccoli pronti, li lasciamo raffreddare. Si possono lasciare più o meno morbidi. Quando sono secchi, sembrano duri, ma poi si sciolgono in bocca. Si conservano a lungo in un sacchetto ben chiuso e sono anche un'ottima idea regalo. Buonissimi.